Paolo Caligaris è stato condannato in primo grado a 16 anni di reclusione per l'omicidio della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola nella loro villa a Manzano nel novembre 2008. La difesa ricorrerà in appello. Dopo la sentenza del giudice Andrea Edoardo Comez, le prime parole della mamma di Tatiana, Mary Conchione, finalmente dopo 11 anni posso dire che l'assassino di mia figlia ha un volto. Mercoledì prossimo Amazon aprirà ufficialmente il deposito di smistamento di Fiume Veneto. Il colosso dell'e-commerce creerà nuovi posti di lavoro e farà una donazione all'area giovani del Croa di Aviano. Rinvenuto questa mattina da un bagnante a Lignano, nella zona della foce del tagliamento, l'ennesimo ordegno bellico risarà la seconda guerra mondiale e il quattordicesimo trovato quest'estate nella località balneare. Il CT dell'Argentina ripensa al portiere bianco-nero per le amichevoli in programma il 9 e il 13 ottobre, dopo la chiamata per la Copa America. Musso potrebbe essere di nuovo chiamato in nazionale. Tutti voi, buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia, Giulia Paolo. Calligaris è stato condannato in primo grado a 16 anni di reclusione per l'omicidio della compagna Tatiana Tulissi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio dopo un'udienza che si è tenuta a porte chiuse e con rito abbreviato. Nel corso di questa edizione sentiremo le dichiarazioni che vi abbiamo già proposto poco dopo la sentenza nella nostra edizione in diretta del Tg del 17. 30 ma ripercorriamo questo pomeriggio. Ma finalmente, come dopo 11 anni, posso dire che possiamo dire che l'assassino di nostra figlia, mia figlia, e della sorella ha un volto, questo è, non, non riesco a dir altro, mi dispiace. È arrivata nel pomeriggio la sentenza del GUP del Tribunale di Udine Andrea Eduardo Gomez per Paolo Calligaris, condanna a 16 anni per l'omicidio di Tatiana Tulisi, la 37enne di Villanova del Iudrio, uccisa l'11 ottobre del 2008 a colpi di pistola nella villa di Manzano dove viveva allora con Caligaris. Rientrata a casa dopo il lavoro in una ditta di percotto, la donna era uscita in giardino per prendere della legna. Da far ardere nel caminetto e lì che è stata raggiunta. Da tre dei cinque colpi esplosi in sua direzione con un revolver calibro 38 mai ritrovato. Erano circa le 18.30. Calligaris è stato condannato a pagare anche le spese processuali, legali e le parti civili: 180.000 euro per la mamma Mary Conchion, 140.000 euro per la sorella e 140.000 euro per il fratello. Calligaris era stato indagato una prima volta l'indomani del delitto. La sua posizione era stata poi archiviata dal GIPA a inizio gennaio 2020. 2012, su richiesta avanzata qualche mese prima dalla stessa Procura di Udine. Proseguite a carico di ignoti, le indagini erano state poi riaperte dalla Procura nei suoi confronti a metà 2016 e a novembre 2018, a quasi dieci anni dal delitto, la decisione sempre della Procura di chiedere per lui il rinvio a giudizio per omicidio. Il suo avvocato proporrà appello. Riteniamo il nostro cliente assolutamente innocente, ci riserviamo di leggere le motivazioni della sentenza, ma fin d'ora possiamo dire che proporremo appello. E sentiamo adesso l'avvocato di parte civile, Laura Luzzato Guerrini, che ha seguito il procedimento per la famiglia di Tatiana. 16 anni, oggi il. Giudice ha pronunciato una sentenza di condanna a carico di Paolo Caligaris, che è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio di, Italia, di Tatiana Tulissi, 11 anni per avere il nome del colpevole, a oggi è colpevole. Le motivazioni poi le reggeremo nella sentenza. È una famiglia che ha sofferto moltissimo in tutti questi anni. Io, ehm, io penso di aver fatto quello che potevo fare come difensore di parte civile. La Procura ha anche lavorato, ha fatto delle indagini molto approfondite e oggi si sono visti i risultati delle indagini. Ad avviso di questa difesa, è un processo più che indiziario: ci sono degli elementi che eh, riconducono alla responsabilità dell'odierno condannato. Purtroppo il papà di Tatiana è morto in questi anni e quindi oggi è morto non sapendo chi ha ucciso all'epoca, chi aveva commesso l'omicidio, chi ha ucciso la sua bambina. Ancora cronaca, è stata ritrovata viva verso le 10 di questa mattina Pierina Filippin scomparsa a Clout martedì un cinofino volontario del soccorso alpino di Merano intuendo l'indicazione data dal cane in una precedente battuta ha seguito un canalone in mezzo al bosco fino a trovare la 71enne era cosciente ma visibilmente provata dalle due notti alla diaccio in ipotermia e con ferite compatibili con una caduta dopo le prime cure dei vi immediatamente è stata richiesta un'ambulanza e il decollo dell'elicottero sanitario del 118. Questa mattina è riaffiorato dalla sabbia l'ennesimo ordigno bellico, è successo sull'arenile di Lignano Sabbiadoro. Il residuato, un proietto di artiglieria della Seconda Guerra Mondiale, è stato rinvenuto da un turista nella zona della foce del tagliamento, nell'area retrostante Il Campeggio. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lignano e la capitaneria di Porto della località balneare che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area per permettere agli artificieri la rimozione del residuato. Si dovrebbe trattare del quattordicesimo ritrovamento degli ultimi mesi nella località Balneare. Proprio a fine luglio il sindaco di Lignano, Luca Fanotto, non aveva nascosto la sua preoccupazione rispetto ai continui recuperi di proiettili e bombe sull'arenile, in particolare nella zona di Riviera. Siamo alla pagina economica. Amazon aprirà ufficialmente il deposito di smistamento di Fiume Veneto mercoledì prossimo. La Prodo in Friuli del Colosso dell'e-commerce ha creato nuovi posti di lavoro, e in occasione eh, dell'inaugurazione, l'azienda americana farà una donazione a favore dell'area giovani del Cro di Aviano. Il deposito di smistamento di Amazon aprirà ufficialmente i battenti a Fiume Veneto mercoledì 25 settembre. Il nuovo magazzino da 4.500 metri quadrati creerà 100 posti di lavoro a tempo indeterminato. 30 persone assunte direttamente dal colosso americano dell'e-commerce come dipendenti del deposito e una settantina saranno gli autisti assunti dai corrieri partner di Amazon che ritireranno i pacchi dal deposito e li consegneranno ai clienti nel nord-est. La ricerca del personale è stata svolta dall'agenzia interinale ad ecco durante gli ultimi mesi. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti Gabriele, le Ugolini, responsabile di Amazon Italia Logistic per il Nord Italia e Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto, la quale ha da subito sottolineato che questo nuovo insediamento logistico rappresenterà un'opportunità per i concittadini fiumani in termini di nuovi posti di lavoro per le imprese locali, favorendone l'attività oltre che un ulteriore servizio a vantaggio di tutta la comunità. Amazon ha investito 1 miliardo e 600 milioni di euro e creato più di 5.500 nuovi posti di lavoro in Italia dal suo arrivo nel bel paese nel 2010. E oltre alle buone notizie sul fronte dell'occupazione, il primo segno tangibile di Amazon guarda alla solidarietà. Il giorno dell'inaugurazione l'azienda effettuerà una donazione a sostegno dell'area giovani che assiste adolescenti e bambini malati di tumore in cura presso il Cro di Aviano. Insomma un bel biglietto da visita. E adesso andiamo a Monfalcone per la cerimonia che si è svolta questa mattina della posa delle monete nello scafo della futura MSC Sea Shore. Con una stazza lorda di 194.000 tonnellate e una lunghezza di 339 metri, la MSC Seashore potrà portare ben 5.877 passeggeri in 2.270 cabine dislocate in 20 ponti. Si tratta della nave più grande in Italia e sarà costruita dalla Fincantieri Monfalcone. La prima di una serie di cerimonie è avvenuta nello stabilimento monfalconese, la Coin Ceremony, ovvero il posizionamento di due monete all'interno dello scafo della nave. Sarà inaugurata a maggio 2021 e solcherà i mare dall'estate dello stesso anno. Nell'occasione Fincantieri ha ricordato come abbia un centinaio di navi in portafoglio per un totale di circa 33 miliardi di euro. Dal 1990 Fincantieri ha realizzato 92 navi da crociera, un terzo della capacità mondiale dell'offerta con un potenziale di 13 milioni di passeggeri. Un crocerista su tre nel mondo navigherà su navi Fincantieri. La maggior parte è a abbiamo un order book, un carico di lavoro molto importante. Le navi più grandi, come sapete, le realizziamo qui a Monfalcone, ma in questo momento occupiamo tutti i cantieri. Abbiamo posto un'attenzione incredibile all'ambiente, quindi da tutte le emissioni, sia nell'acqua che nell'aria. Avremo dei sistemi che sono gli ultimi come tecnologia sviluppati e noti e abbiamo fatto veramente un lavoro all'avanguardia sull'ambiente. Il nostro lavoro è un lavoro di squadra, un lavoro importantissimo dove credo che ognuno, ne sono convinto, dia il proprio contributo. Quindi è importante il lavoro del progettista, è il lavoro importante del project manager, del cantiere, ma delle maestranze e il ricordo del nostro indotto. Il rallentamento dell'economia tedesca e gli attacchi agli impianti petroliferi arabi non preoccupano la SIO, la società che gestisce l'oleodotto transalpino, che oggi a Trieste ha incontrato imprenditori, operatori economici e amministratori locali di Italia, Austria e Germania. Primi bilanci 2019 per il terminale dell'olodotto transalpino che da solo copre l'intero fabbisogno energetico petrolifero della Baviera e del Baden-Württemberg, il 40% della Germania, il 90% dell'Austria e il 50% della Repubblica Ceca, dopo aver attraversato Friuli, Austria e Germania. Stiamo marciando ai ritmi quasi record dell'anno scorso, l'anno scorso 41,7 milioni di tonnellate trasportate poco meno del record dell'anno precedente di 42,4, quest'anno siamo assolutamente in linea. Se c'è un rallentamento dell'economia tedesca ancora non si vede nell'industria della raffinazione. Non ci sono preoccupazioni neanche per le conseguenze degli attacchi ai pozzi petroliferi arabi. Anche da quel punto di vista, o da quel fronte, non, non abbiamo ripercussioni e non immagino che possano essere prevedibili ripercussioni. L'industria del greggio, l'industria mondiale del greggio, è un'industria globale e ha la possibilità di compensare quasi sempre nella sua storia a mancati approvvigionamenti. L'oleodotto ha tagliato lo scorso agosto il traguardo delle 20.000 petroliere, sugellato in un manifesto presentato oggi. E dopo il record di 42,4 milioni di tonnellate trasportate nel 2017, si guarda già al nuovo primato. Io credo che il 2020 ha delle ottime prospettive per esserlo. Il disegno di legge regionale sviluppo impresa dovrà essere pronto entro novembre, l'ha detto oggi l'assessore regionale alle attività produttive Bini che a Udine ha chiamato a raccolta le categorie economiche. Confindustria Udine rimarca la necessità di rivedere tutti i temi che riguardano la fiscalità ed evidenzia la mancanza in regione di manodopera specializzata. Ultimo atto per il DDL regionale Sviluppo Impresa con il confronto con le associazioni di categoria che si è svolto nella sede del Consiglio delle Autonomie Locali, nella sede della Regione a Udine. La nostra volontà è quella di portarla in aula nel mese di novembre. È suonata la campanella dell'ultimo giro, quello che è il canovaccio del DDL è già ben in uno stato abbastanza avanzato. Andrà a toccare quelli che sono i temi che mi sono stati evidenziati, come diceva giustamente lei non solo dalle associazioni di categorie, ma anche dai sindacati, dagli imprenditori e dai lavoratori. Quindi un intervento che cercherà a 360 gradi di dare sostegno alle imprese. Cosa ti chiedono le imprese? Oggi i temi sono, eh, cruciali sono l'accesso al credito, soprattutto per quanto riguarda le PMI e le microimprese del nostro territorio, che rappresentano, non dimentichiamoci, il 95% del tessuto, e la fiscalità. Questo è un DDL piuttosto ampio, per quanto ci riguarda sono state date delle indicazioni che immaginiamo eh, che verranno recepite, oggi ribadiremo quelli che sono i punti fondamentali per Confindustria, quindi innovazione, quindi internazionalizzazione, accesso al credito, start-up il supporto delle start-up, welfare aziendale, welfare sociale e non per ultimo la, il potenziamento della formazione. Oggi non abbiamo sufficienti figure professionali per le nostre imprese, ma non crediamo che andando all'estero sia più facile trovarle. Questo ci deve far pensare, dobbiamo assolutamente potenziare la formazione all'interno del nostro paese. È stato presentato al PalaMostra il progetto di innovazione sociale studiato da Friuli Innovazione nel progetto Interreg tra Italia e Austria. A moderare la presentazione il conduttore radiofonico Filippo Solibello, ideatore di Millumino di meno 13 progetti che hanno attirato l'attenzione della giuria. Sostenibilità ambientale attraverso l'arte, inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità intellettive, economia di comunità, riuso degli abiti usati e implementazione del riciclo delle materie prime. Sono questi solo alcuni dei temi dei 13 progetti individuati e supportati nel progetto SIA Social Impact for the Alps Adriatic Region, parte di Interreg tra Italia e Austria e da Friuli Innovazione, e presentati al Palamostra. L'innovazione sociale è uno strumento, è uno strumento che eh, si usa per eh, migliorare, cambiare in meglio la nostra società. Eh, che cosa si può fare con l'innovazione sociale? Di tutto, eh, si può eh, spaziare da tutti i campi possibili e immaginabili dell'agire umano, dalla salute alla mobilità, dall'ambiente all'imprenditoria. Insomma qua oggi vedremo degli esempi straordinari che sono stati eh, messi insieme da, da, da tutti questi soggetti. Proveremo a capire questi giovani non saprei neanche come chiamarli se imprenditori o forse più visionari o forse più inventori del futuro eh, stanno pensando le sfide del presente che sono sfide enormi sfide gigantesche dalla demografia alle sfide eh, delle, delle grandi migrazioni alle sfide dell'educazione eh, le sfide della mobilità insomma sono sfide enormi però belle, eh, affascinanti da affrontare eh, i ragazzi che sono qua oggi le stanno affrontando con uno spirito eh, che è quello de dei grandi esploratori del, del 400, del 500, immaginate Cristoforo Colombo, eh, questi inventori, questi innovatori sociali stanno scoprendo l'America che verrà. Siamo alla politica. Prende corpo in Parlamento Italia Viva la nuova formazione politica lanciata da Matteo Renzi. Sono complessivamente 41 le adesioni ai nuovi gruppi tra deputati e eh, senatori. Tra i parlamentari del Friuli Venezia Giulia, l'unica fuoriuscita dal Partito Democratico è quella del vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. La deputata Deborah Serracchiani aveva subito annunciato il suo convinto no alla scissione. Restano nelle file DEM anche Tatiana Roic, l'ex. Direttore del Messaggero Veneto, Tommaso Cerno. Salvini chiedeva i pieni poteri, oggi li esercita sulle regioni del nord costrette ad un diktat lanciato domenica scorsa a Pontida a forzare le procedure e approvare in pochi giorni senza alcun dibattito un referendum sulla legge elettorale nazionale. Lo dichiarano i capigruppi del Partito Democratico, delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli, Venezia, Giulia. Le regioni, sottolineano, vengono svilite a meri strumenti di lotta politica al servizio della Lega. Siamo a Udine e andiamo a scoprire il nuovo volto della ciclabile di via Aquileia così come immaginato e disegnato dalla Giunta Comunale. La Giunta Comunale di Udine svela il possibile nuovo volto di via Aquileia. Eh, abbiamo messo giù un progetto che tenga conto appunto, delle varie proposte che abbiamo ricevuto eh, perché stanno facendo i lavori. L'idea è quella di costituire una zona, una pista ciclabile praticamente che va da sud a nord. La, vediamo eh, qui la, sarebbe, pista eh, la pista ciclabile che va da sud a nord eh, in modo tale che eh, sia percorribile non solo dai residenti, da chi ha piacere di eh, transitare lungo via Aquileia, ma anche eh, fa parte della ciclovia FVG1 Alpe Adria, che sarà monodirezionale perché. I ciclisti che arriveranno da nord a sud continueranno a percorrere come stanno facendo adesso la strada. Eh, nel lato opposto, eh, sempre eh, riferito alla pista ciclabile, ci saranno dei parcheggi eh, sia per le biciclette, sia per le moto, auto, motorini e tutto quello che concerne diciamo. Il traffico locale. Nei punti più stretti invece verranno posizionati dei divieti di parcheggio, verranno inseriti dei archetti per poter inserire le biciclette. Il vice sindaco Michelini risponde alle polemiche degli autostoppisti che accusano il comune di non aver preso in considerazione le loro proposte. Il tavolo si apre domani eh, e lì noi andremo a fare le proposte. Eh, non capisco questo discorso di eh, diciamo, eh, polemica, perché in realtà noi, aprendo questo tavolo, ci apriamo il confronto. Io respingo eh, al mittente se la volontà di partecipare è quella di imporre. Qua non bisogna imporre, qua bisogna confrontarsi. E la giunta comunale di Udine ha proposto di ergere un monumento dedicato a Carlo Sgorlone in piazza Marconi accanto all'ingresso della biblioteca civica Ioppi, spesso frequentata dallo scrittore friulano. La volontà dell'amministrazione, ha detto l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, è di bandire un concorso europeo per la scelta del bozzetto. Coinvolgendo per la selezione una commissione di esperti. L'intenzione è quella di inaugurare il monumento il prossimo anno, novantesimo anniversario della nascita di Sgorlona. Conclusione dei lavori di ripristino di Palazzo Bartolini. Cambio del comandante del Friuli Venezia Giulia dei Carabinieri questa mattina con una cerimonia nella sede del Comando Legione A Udine. Un nuovo comando per il Friuli Venezia Giulia per i carabinieri. Da dove arriva Generale? Io come incarico arrivo da Roma, quindi sono giunto ieri e, e ho affiancato il mio, colon, il mio predecessore, quindi il mio collega che ha, tenuto questo, ha retto questo comando per tre, oltre tre anni e mezzo, quindi potevo rimanere nel solco di chi mi ha preceduto e quindi continuare l'opera di Vincenzo Morgaci, quello è un mio compito specifico. La stabilizzazione eh, sociale. La serenità è quello che per noi è la sicurezza della popolazione, quindi questo è il compito principale che devo assicurare nei confronti soprattutto dei, dei miei commilitoni. Qual è il bilancio di questo lungo periodo impegnativo? Il bilancio non può che essere positivo, ma no, non sono io a doverlo dire, devono essere i miei superiori, i prefetti e le autorità giudiziarie. Io ritengo che ci siano stati... Veramente delle belle attività che hanno dato anche risalto all'arma dei carabinieri, un risalto anche a livello nazionale. Certamente ci sono delle criticità, ma il nostro compito più importante è il controllo del territorio e la nostra presenza sul territorio e sappiamo che entro fine anno arriveranno altri carabinieri che saranno sempre proiettati sul territorio, perché questa è la nostra missione più importante. È stato inaugurato il nuovo centro formativo Parallelo 45 all'interno di Consulenza Servizi di Spilimbergo. Le aziende qui potranno avere uno spazio di formazione pratica sui temi della sicurezza in ambiente di lavoro e del welfare. Una struttura all'avanguardia per abbinare la formazione pratica a quella teorica. È questo Parallelo 45, il progetto per far crescere la cultura della sicurezza sul posto di lavoro, aperto all'interno di Consulenza Servizi di Spilimbergo. È il primo centro di questo genere in Friuli e il quarto in tutta Italia una struttura all'avanguardia in Italia che è strutturata in modo tale di abbinare una formazione teorica ad una formazione e un addestramento pratici, soprattutto sugli aspetti più pericolosi negli ambienti di lavoro, tipo lavoro in quota, spazi confinati, rischio incendio, gestione delle emergenze. Il pericolo è che la formazione venga stracciata in una formazione solo d'aula, dove il lavoratore più che altro si addormenta realmente davanti alla proiezione di slide che diventano inutili, quando invece bisogna assolutamente puntare su formazioni che abbinino una pratica operativa per capire realmente la problematica che oltretutto è rivolta a lavoratori che sanno già fare un sacco di cose ma che alle volte dimenticano quelle cose che sono anche elementari della loro prevenzione. Uno degli aspetti importanti della sicurezza è proprio fare formazione pratica, cosa che oggi in Italia si fa poco e questa è una nostra battaglia che stiamo facendo come Federsicurezza Italia. L'apertura di questi centri va proprio in questa direzione. È evidente che l'attività formativa oggi deve sempre più essere intesa come un'attività formativa non prettamente teorica, ma che possa avere un connubio con l'attività svolta a livello pratico, quindi, strutture che riescono ad abbinare le, entrambe queste fasi riescono poi a dare un risultato migliore per quello che è la performance che si riesce ad ottenere. Ci spostiamo a Udine in viale Palmanova per un altro taglio del nastro, quello del diciottesimo punto vendita della catena Center Casa. A disposizione 50.000 prodotti, 25 gli addetti assunti nella struttura che si sviluppa su 3.200 metri quadrati. Oggi in Viale Palmanova Udine diventate maggiorenni perché siamo arrivati a 18 punti vendita. Sì, esatto, questa è la diciottesima inaugurazione di un punto vendita center casa. Noi siamo presenti in Friuli, Trieste, Pordenone, Pozzuolo del Friuli e, e è qui. Siete a 450 dipendenti, qui avete assunto oltre 20 addetti. 25 per l'esattezza, noi nuovi dipendenti sono 25 e quindi portiamo un po' di benessere nella, anche in questa zona. 3.200 metri di superficie coperta, qual è la vostra offerta? Eh noi, la nostra offerta è principalmente questa, noi proponiamo 50.000 prodotti che, sono dal, che vanno dal casalingo al giocattolo, dalla cartoleria al brico e prodotti stagionali che sono il Natale, il campeggio e altre famiglie. Allora, vado dal direttore generale di, eh, del gruppo, eh, che obiettivo avete? Eh, il nostro obiettivo è sempre l'obiettivo di crescita, di investire sul personale, investire anche sulle zone in cui andiamo a lavorare e a proporci e, e, di, e di far conoscere il nostro nome Center Casa in giro per, per il Veneto, per il Friuli e per la Lombardia dove siamo già arrivati. Ecco, lei ha fatto riferimento al personale, farlo crescere? Sì. E farlo crescere anche all'interno dell'azienda perché è un'azienda che fa crescere i giovani, investe sui giovani e dà le opportunità a tanta gente a lavorare. Da far crescere il personale significa anche aumentare l'offerta qualitativa per i clienti? Sì, certo, cerchiamo anche di dare un servizio ai clienti migliorandoci volta per volta. Chiudiamo con lo sport per il bianconero argentino Musso. Potrebbe essere imminente la seconda convocazione in nazionale. Lo scivolone contro il Parma non ha battuto Juan Musso, che, come già in passato, si è fatto trovare pronto all'immediato riscatto. Nella scala del calcio a San Siro il portiere bianconero è risultato in assoluto il migliore dei suoi, meritandosi in pagella una media superiore al 7. Ed eccolo, candidarsi nuovamente a certezza della squadra, oltre che portiere tra i migliori del massimo campionato italiano. Musso si era già guadagnato l'attenzione del CT Scaloni, che lo ha convocato in extremis al posto dell'infortunato Esteban Andrada per la Copa America a giugno. Ora, a tre giornate dall'inizio del campionato, il selezionatore dell'Albi Celeste ripensa a lui per le amichevoli in programma in ottobre in Europa, il 9 contro la Germania e il 13 contro l'Equador gare per le quali non avrà a disposizione Esteban Andrada del Boca Juniors e Franco Armani del River Plate, visto che entrambi saranno impegnati con le loro squadre nella sfida di Copa Libertadores. Nelle prossime sfide, prima della sosta contro Brescia, Verona, Bologna e Fiorentina, Musso avrà quindi un motivo in più per confermarsi al top. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Buon proseguimento di serata, arrivederci.